Robin, ma che pensi della SEO? La SEO, la Search Engine Optimization, cioè quella scienza, quello studio, quell'interesse che si occupa di identificare tutte le variabili sulle quali è possibile agire per poter ottenere maggiore visibilità all'interno dei risultati dei motori di ricerca come Google, è una scienza senz'altro utile, indispensabile per chi oggi lavora, comunica, insegna, condivide su internet. Essere trovati è essenziale. Allo stesso tempo mi piace mettere in guardia quelli che sono alle prime armi, agli inizi, dal non prendere tutto ciò che appare come un possibile trucco, una scorciatoia, una furbata per poter ottenere risultati spettacolari in poco tempo come la miglior dieta di cui nutrirsi nel fare questo percorso di crescita su internet. Perché il rischio è quello di perdere di vista quello che è l'obiettivo principale, che è quello di apprendere e continuare a migliorare la nostra capacità di creare e condividere contenuti, informazioni e risorse di vero valore. È come se un atleta sportivo si preoccupasse di più della nutrizione attraverso i bioalimenti, le vitamine e gli aminoacidi che non dell'allenamento vero e proprio per prepararsi alla gara, alla competizione. Lo stesso vale per chi è un imprenditore online. La SEO è un complemento fantastico per dare le ali agli ottimi contenuti, informazioni e risorse di valore che creiamo. Ma impostare la creazione e la pubblicazione di questi contenuti semplicemente seguendo i trucchi, i suggerimenti, quello che hai sentito dire su come ottenere maggiori risultati con la SEO può essere un po' rischioso. Non perché ti potrebbero penalizzare il sito o qualcuno ti viene a fare la multa, ma semplicemente perché rischi di perdere di vista ciò che veramente conta. Morale della favola? Crea ottimi contenuti. Google se ne accorgerà. Fai sapere che ci sei. Usa le campagne di promozione su Google AdWords o su Facebook. E infine fai ciò che in sintesi la SEO consiglia. Organizza in maniera accurata i tuoi contenuti, etichettali in maniera chiara e ancora una volta produci contenuti che spaccano, perché di tutti i consigli, suggerimenti, trucchi e dritte della SEO, quella di produrre contenuti di valore che spaccano rimane quella che funziona meglio di tutte.